Ed eccoci alla seconda parte di Amaranto World. Siamo insieme a Massimo Gianni, collega impegnatissimo, quindi abbiamo beccato un momento di libertà per commentare quello Libertà condizionata. condizionata però dal tempo soprattutto. Siamo appena rientrati dalla Sardegna, ma qui piove, ci tornerei volentieri. Comunque, lasciamo perdere le digressioni, veniamo al sodo. Il sodo è: uno, un commento sulla partita te lo devo chiedere per forza. Allora, partita secondo me perfetta, che ne dica qualche palato fine. L'Arezzo ha concesso pochissimo all'avversario. Si potrà osservare che l'avversario in questione naviga in cattive acque, però voglio ricordare che non più tardi di un paio di mesi fa il Siena ci ha perso da Zakhera, Non è stato quindi solo, perché i punti li ha sì. fatti quasi tutti in casa da Zakhera. Esatto. Quindi andare a giocare su questi campi è sempre molto molto difficile. Campo in pessime condizioni, quindi tra i due doveva essere sfavorito l'Arezzo, che ha una caratura tecnica superiore, nettamente superiore agli isolani. Beh, a me l'Arezzo è piaciuto molto, concreto, diciamo che è una vittoria che non fa una grinza e che fa tantissima classifica e morale. Questo sicuro, anche se nel secondo tempo abbiamo sofferto molto perché c'è stato un calo fisico probabilmente dovuto ai due impegni precedenti e anche perché non siamo riusciti a chiudere la partita in primo tempo, cosa che forse andava fatta. Sì, probabilmente andava fatta, hai fatto bene te a ricordare l'impegno di mercoledì, perché mercoledì, non Contro il scordiamoci, Pisa. contro il Pisa è stata una battaglia campale. Lì veramente l'Arezzo si è spremuto come Energie, un limone per raggiungere questi tre punti, ma anche Vercelli si è spremuto. anche a Vercelli. Insomma, l'Arezzo poi alla fine. Voglio dire, non è che ci abbia tutta questa grandissima scelta, al di là del fatto che ha una panchina numerosissima, però insomma, da buttare in mischia Purtroppo da abbiamo momento. sempre delle indisponibilità. Stavolta Esatto. c'era Basit che è rimasta a casa. E anche la volta scorsa perché è influenzato, purtroppo ha avuto dei problemi, era un po' debilitato e è dovuto rimanere a casa. E quindi poi alla fine, sì, dicessi te, tutta questa scelta poi si è risolta nel fatto che abbiamo dovuto far esordire Benucci, Esatto. che ancora non è, diciamo, in ottime Ancora condizioni. non ha la gamba diciamo allenata, diciamo così, insomma, almeno allenata a livello dei suoi compagni di squadra, Ma insomma. veniamo alla partita invece di domenica prossima. La partita di domenica prossima mi sembra abbastanza centrale, anche se tutte sono importanti, per un motivo o per un altro, sono tutte importanti queste Sì, allora, partite. Ma quella intanto col stiamo Siena. parlando del derby contro il Siena, forse la partita più attesa dai tifosi in questo Anche campionato. se non fosse il campionato, Ma sarebbe insomma, ci sono importante. sempre grandissimi motivi di campanile, motivi storici che insomma affondano nella notte dei tempi. Sì, una E battaglia poi, che va al top, insomma, la 1300. dovevo ricordarne qualcuno, insomma. Poi ha fatto bene quel tifoso a ricordare, insomma, i vari schieramenti, no? Che noi come Guelfi eravamo da soli, poi avevamo tutto il Granducato di Toscana contro, insomma, diciamo che noi ghibellini eravamo giocavamo contro il mondo intero, insomma, contro il resto dei Guelfi. Comunque, tornando ai giorni nostri, direi che insomma, vincere domenica sarebbe veramente la famosa ciliegina sulla torta, e potrebbe dare veramente Ancora benzina più a convinzione al questo, gruppo, ancora più convinzione. no, ma io credo comunque che il gruppo, Sia grazie convinto. al grande lavoro di Dal Canto, perché vedete, noi E di parliamo, Cutolo, ma non va insomma, sottovalutato il sì. lavoro che sta facendo Cutolo al di là del campo. Nel campo è determinante, lo si vede sempre, anche che segni o non segni, è sempre quello che registra la squadra, la muove, la sollecita ed è anche uno che mette piede in parecchie situazioni importanti. Ma anche fuori dal campo, Cutolo è un vero capitano, è un vero regista della squadra, questo te lo posso.
assicurare io. Poi Cutolo, io lo conosco personalmente, è una persona squisita, ecco, fuori dal campo, fuori dal calcio, è una persona veramente sì, di un livello, volevo solo dire una grandissima umanità. Naturalmente è merito di tutti, da chi ha fatto gruppo come Pieroni, alla società che ha messo i suoi soldini, a, ad Alcanto, che forse è il vero protagonista della performance di questo gruppo, anche al capitano, ecco, volevo aggiungere questo. Comunque il Siena è in rimonta, ha una squadra buona, l'ha sempre avuta, ora sta cominciando a giocare anche a buoni livelli, quindi sarà un'avversaria insidiosa, anche perché vuol continuare a rimontare, sì. È indietro, però è sempre dietro, è sempre dietro, sì, no, ricordiamocelo quando giocavamo la vigilia della partita contro il Pisa, tutti a elogiare Pisa, sì. Pisa di qui, Pisa di là, Pisa forte, però insomma, ricordo al termine di tutte le considerazioni dicevo dietro, sei punti, ora sono di più, ora sono 8. No, così tanto per gradire. Ma sa anche da recuperare, mi pare il Pisa. Sì, ma insomma, io con questi recuperi, io intanto sono davanti. Poi vediamo. Tanti saluti a casa. Tra l'altro, a proposito di essere davanti, sì. Ultima domanda, poi chiudiamo. La questione propria scienza: il 30 è mercoledì. Sì. Il 30 si dovrebbero pronunciare in merito a questa storia. Hai fatto bene a dire dovrebbero, a usare il condizionale. Però Ghirelli l'ha annunciato. Sì, direi che ha detto il 30 buttiamo fuori chi non è in regola, ecco. Questi sono e non dovrebbe essere solamente il Piacenza. No, per la cronaca, la propria scienza, tanto stanno venendo a prenderci con l'ambulanza. Sì. Vabbè, succede nella vita. Vabbè. Si è un po' troppo convinti e allora arrivano con l'ambulanza, però diciamo che io la vedo già, non lo dovrei dire, però insomma, la vedo già quella classifica con 3 punti in meno di quella. Vabbè, la vedi te? Ma a me, guarda, io vedo quella di ora. Che già va bene. Che già va parecchio bene. Va e parecchio migliorerebbe. Bene. No, migliorerebbe tantissimo, no, però io, guarda, metterei la firma a tenere la classifica così e vincere domenica sul campo con il Siena. Poi dopo se va a Pontedera in Vespa, a Pontedera è nata alla la Vespa, la Piaggio. Arrivedervi a dopo la pubblicità.